Bentrovati, approfitto di questo mio lavoro per farvi un video breve breve del punto che sto lavorando. In rete ci sono già tanti altri tutorial, me lo hanno richiesto delle amiche del mio gruppo e ho deciso di fare un breve video anche per loro. Sto usando il punto strega, punto Salomon o nodo d'amore, come lo volete chiamare. Ed è una stola poncho di cui poi vi farò il tutorial. Questo è il motivo completo, vedete? Una sorta di rombo composto da quattro occhielli. Vi faccio vedere l'avvio. Cappietto iniziale, due catenelle, una e due. Vado nella prima catenella di lavorazione, estraggo il filo e chiudo la maglia bassa. E partiamo con la lavorazione del motivo. Nella prima riga andiamo a lavorare per ogni motivo due occhielli e ogni due occhielli compone un modulo. Alla fine della riga dobbiamo avere moduli multiplo di 2. Allungo l'asola, tengo ferma sull'uncinetto carico, tengo ferma anche l'altra, le tengo separate poi con il pollice e porto fuori il filo dalla catenella allungata. Entro al centro dell'occhiello che si è formato. I due fili devono stare a destra, il filo singolo a sinistra, estraggo e chiudo la maglia bassa. Vado a lavorare un altro occhiello per completare il primo modulo. E abbiamo il primo punto. Continuiamo per ogni punto andiamo a lavorare due occhielli, sempre allo stesso modo. Io ho lavorato il secondo modulo. Andiamo a lavorare il terzo. Allungo, tengo ferma la catenella che ho allungato, vado a caricare il filo, tengo fermo anche quello. Adesso con il pollice e l'indice tengo separate le due asole, porto fuori il filo singolo dalla catenella allungata, entro adesso al centro dell'occhiello che ho chiuso, i due fili devono stare a destra, il filo singolo a sinistra, porto fuori il filo e chiudo la maglia bassa. Vado a lavorare un altro modulo per completare il punto. E se dobbiamo contare, dobbiamo fare in questo modo: due occhielli per un punto, due occhielli per un secondo punto, due occhielli per un terzo. A noi serve un multiplo di 2, quindi andiamo a lavorare altri due occhielli per avere il quarto modulo. Ecco qui, e abbiamo il nostro multiplo di 2 composto da 4 motivi. Ecco qui. 1, 2, 3 e 4. Adesso andiamo a lavorare la riga di ritorno e la riga di ritorno. Per andare a completare il primo motivo, la lavoriamo allo stesso modo. Lavoriamo due occhielli uno, due
2. Saltiamo 4 occhielli e andiamo nella maglia bassa successiva. Vedete che sono 1, 2, 3 e 4 occhielli. Andiamo nella maglia bassa successiva, portiamo fuori il filo e chiudiamo con un punto basso il primo modulo. E abbiamo completato, vedete, il primo punto, strega, Salomon o nodo d'amore. Quando andiamo a fare il giro di ritorno, la sola allungata formata da due fili l'abbiamo verso il basso. Mentre quando andiamo a chiudere il punto, la sola allungata composta da due fili l'abbiamo verso l'alto. Continuiamo la nostra lavorazione e andiamo a fare i moduli successivi e per ogni modulo andiamo a lavorare due occhielli. Quindi 1, 2, chiudo la maglia bassa, vado nella maglia bassa che chiude i due occhielli sottostanti, lavoro il punto basso e ho completato anche l'altro modulo. Vado a lavorare i due occhielli successivi. Con un poco di esercizio vedrete che sarà molto facile. Salto i due occhielli, vado nella maglia bassa e chiudo il motivo. Se vi si gira, voi raddrizzatela. E come riferimento avete sempre che nella riga bassa le due asole vicine devono stare sotto. Lavoro gli ultimi due occhielli per l'ultimo modulo e poi vi faccio vedere il terzo giro, che è il rigo di ripetizione che voi andrete a fare fino alla lunghezza che a voi serve. Salto i due occhielli, vado nella maglia bassa e chiudo la seconda riga. E abbiamo 1, 2, 3 e 4 moduli. Abbiamo lavorato il primo rigo e il secondo rigo allo stesso modo. Dal terzo rigo in poi, per il modulo iniziale, andremo a lavorare 3 occhielli e solo per il modulo iniziale, mentre dal secondo fino alla fine della riga gli occhielli saranno sempre 2. Ve lo faccio vedere in modo pratico. Voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare il terzo rigo, che sarà il rigo di ripetizione per tutta la vostra lavorazione. E per il primo modulo, a inizio rigo, dal terzo rigo in poi, andiamo a lavorare 3 occhielli. Quindi lavoro il primo, lavoro il secondo, lavoro il terzo, mi raddrizzo il lavoro, salto il primo occhiello, vedete, e vado al centro della maglia bassa che lo divide dall'altro e chiudo il primo modulo.
Da adesso in poi e per tutta la riga vado a lavorare per ogni modulo due occhielli, quindi uno, due. Salto 1 e 2, vado nella maglia bassa e chiudo questo che sto lavorando. Andiamo a chiudere il modulo successivo, lavoro i due occhielli, uno e due. Salto 1 e 2 occhielli, vado nella maglia bassa e chiudo questo modulo. Andiamo a lavorare l'ultimo, lavoro i due occhielli, 1 e 2. Salto 1 e 2 occhielli, vado nella maglia bassa che è l'ultima della riga e chiudo l'ultimo modulo. E vedete che i moduli sono lavorati in modo sfalsato, vedete? Uno lo abbiamo qui e uno lo abbiamo qui, uno qui, uno qui, vedete? Sono una scaletta. Il primo e il secondo giro viene lavorato allo stesso modo, il terzo giro solo per il modulo iniziale lavoriamo 3 occhielli. E il terzo giro sarà il rigo di ripetizione per tutta la vostra lavorazione. Ve lo faccio rivedere. Voltiamo il lavoro e per il primo modulo vado a lavorare 3 occhielli. 1, 2 e 3. Salto il primo occhiello del rigo sottostante, vado nella maglia bassa successiva e chiudo questo modulo. E ho i miei 4 occhielli che mi vanno a formare il punto 1, 2, 3 e 4. Vedete che ogni volta che noi aumentiamo di giro abbiamo l'asola doppia verso il basso e quella del nuovo giro verso l'alto. Chiuso il primo motivo, dal secondo motivo e fino alla fine della riga, per ogni modulo andiamo a lavorare 2 occhielli. 1 e 2. Uno e due, nella maglia bassa vado a chiudere il motivo che sto lavorando. Ecco qui. E continuo fino alla fine della riga. A inizio riga, ricordatevi che per il primo modulo vanno lavorati 3 occhielli, mentre per i moduli centrali e fino alla fine della riga, per chiudere il modulo abbiamo bisogno di 2 occhielli. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Se avete domande, lasciatele con un commento sotto al video e io cercherò di
di aiutarvi. Intanto io vi saluto e vi aspetto per i prossimi video. A presto!